protagonista di questo match, Cavallaro, ci sono domande per lui? Giovanni, non poteva esserci il ritorno migliore a San Francesco per te, una splendida condizione al 7, sotto la curva sud. Ma se devo essere sincero, sono tornato a giocare dopo una partita ufficiale, penso dopo 6 anni, che l'ultima avevo 28 anni. Quindi ero parecchio emozionato, non vedevo l'ora di iniziare. È chiaro che siamo come dire, lavoro in corso, stiamo lavorando e questi sono dei test che ci permettono di migliorare la condizione fisica. Oggi è andata bene, quindi va bene così, andiamo avanti, col piede giusto secondo me. Giovanni, quando hai visto il sorteggio, hai pensato almeno un attimo all'ultimo precedente, non c'è in Armigliano, tu eri in panchina, poi subito entrasti, quella non andò troppo bene, una piccola vendetta. Sei poco informato però, io non ero in panchina. Quando perdiamo 6 a 2? Sì, no. Ricordo male, perché perdemmo 6 a 2, ti capita, è stata una delle più brutte parentesi della storia della Cerina, però vabbè, l'abbiamo messa da parte e adesso pensiamo al futuro, dai. Parliamo di cose belle, bello il gol, bella anche l'esultanza, però. Messaggio dedicato penso al comune, no? Sì, è in attesa, fra un mese e mezzo penso, dovrebbe nascere Beatrice, quindi ci tenevo a fare questa dedica a lei e ai tifosi, perché comunque io in primis sono venuto perché in questa città sono molto legato, ho dei ricordi fantastici e la gente mi vuole bene. E poi la mia compagna è in attesa e quindi tutto questo mi ha fatto sì che ritornassi qua e facciamo il suo matrimonio assieme alla società. Grazie, mi vuole bene la dimostrazione, anche il grande applauso avuto quando sei stato possibile. Ma io su questo non ho mai avuto dubbio. Sai, la gente a volte mi ferma per strada e mi dice: ma come mai sei tornato? Non è un po' rischioso? E io rispondo sempre alla stessa cosa, come dire, al cuore non si comanda, quindi io, anche se ho fatto bene negli anni passati, ho voglia di continuare a far bene. Ci sono altre domande? Sì, Giovanni, cosa si pensa? Perché tra una settimana dovrebbe iniziare il campionato, ma non si sa se la Cerina gioca oppure no. Cosa provate di questa situazione che è alquanto anomala? Ma ti dico la verità, ce lo stiamo chiedendo tutti quanti, se giochiamo o non giochiamo. È chiaro che noi giocatori non vediamo l'ora di giocare e di misurarci nel campionato, perché adesso contano i punti. Sì, la Coppa Italia era importante, oggi era importante andare avanti, far bene e regalare questa vittoria ai tifosi, alla società e soprattutto a noi stessi, che da un mese lavoriamo in un modo pesante, intenso, che comunque abbiamo preparato l'atletico molto molto preparato, ci ha fatto lavorare bene bene bene, e quindi queste partite servono a pigliare anche la gamba giusta, a smaltire la fatica. È chiaro, si vede da lontano che non siamo brillanti, che però questo man mano passa il tempo lo saremo, quindi, però già misurarti con una squadra di categoria buona, secondo me si faranno un campionato buono, si salveranno senza problemi perché la squadra è buona, e vincere 2-0 e penso soffrire pochissimo e la condizione non è perfetta, è di buon auspicio per tutti quanti. Giovanni, emozionato quasi come un bambino in conferenza dalle tue prime parole, l'emozione più bella del tuo ritorno a San Francisco da stamattina quando vi siete rivisti? Ma ti dico la verità, stanotte facevo fatica pure a dormire ed è una partita di Coppa Italia, questo ti dimostra che comunque io questo progetto, questa maglia la sento in modo particolare, ho un forte legame con la città, con la gente, vivo qua da 10 anni, ti ripeto, fra un po' nasce mia figlia, la mia compagna di Nocera, quindi è casa mia questa, come io sono da Palermo, è come se giocassi per il Palermo, per me è la stessa identica cosa. Ci sono altre domande? Giovanni, la filosofia del bel calcio dedicata da Massimo Borgia, quanto influisce sul reparto d'attacco? Oggi abbiamo visto già attaccati comunque creare molte occasioni da gol. Ma se tu vai a vedere i numeri del mister, ha sempre chiuso con il miglior attacco dove ha allenato, e quindi ci dà tante soluzioni. Noi attaccanti dobbiamo essere i primi difensori, dobbiamo permettere alla squadra di scalare bene, di accorciare bene, perché se noi non lavoriamo bene la squadra non lavora bene. E poi se ci metti pure, comunque lui ama tanto il palleggio, ama il gioco di qualità, ci facilitano attaccanti e comunque siamo la maggior parte di qualità. E quindi questo dovrebbe farci esprimere nel migliore dei modi. Altre domande?
Basta così. Buonasera a tutti, grazie a voi.